Buonasera a tutti, di nuovo da Passione Astronomia, sono Umberto Battino e spero che siate pronti perché decolleremo per questo viaggio attraverso la nostra galassia tra poco meno di qualche minuto, tra 5 minuti o giù di lì. Insomma, spazio ce n'è per tutti, lo garantiamo e sarà un viaggio, insomma, aiutati da un fantastico simulatore, insomma, che ci porterà a bordo della nostra navicella per andare a visitare alcuni dei nostri vicini, proprio più prossimi, sistema solare, dalla Luna a Marte, ma fino a poi per spingerci ben più lontano, verso nebulose, stelle binarie, masse stellari, buchi neri. Questo e tanto altro lo vedremo stasera. E, insomma, preparatevi da lanciare le cinture, ma per fare, insomma, abbiamo in qualche modo, come dire, assunto un pilota d'eccezione. So. Sto parlando di un astrofisico, un divulgatore, che ormai da anni lavora presso il Planetario di Torino, luogo bellissimo in cui ho anche avuto il piacere di lavorare. Se non siete stati a Torino, andateci, siete stati, insomma, spero per voi che siete passati dal Planetario, ma e recuperate se non l'avete ancora fatto. Insomma, sto parlando comunque insomma, questo nostro pilota, astrofisico, laureato a Torino, divulgatore scientifico presso Cosmi Dintorni, il suo blog personale, che vi consiglio di visitare, che insomma ci ha messo a disposizione questo fantastico strumento e sto parlando di Emanuele Balboni. Buonasera, ciao Umberto. Emanuele! Ciao, tutto a posto, Grazie per questa tutto bene? introduzione, tutto bene? Grazie per questa introduzione che è stata fin troppo ampia. Mi Troppo merito ampio, ma tutto quello che hai neanche detto. questo è altro. Insomma, no, beh, ti ringraziamo per essere qua innanzitutto, insomma, per Grazie a te per averci invitato. Io portarci. faccio solo la rappresentante del planetario in questo caso, nel senso che io ho l'opportunità stasera io di guidare il simulatore che ci porterà in giro, ma non sono solo, ovviamente nel planetario ci sono un sacco di altri miei colleghi che fanno le stesse cose che faccio io qui al planetario di Torino, che è aria aperta in questi giorni, quindi come diceva Umberto, potete tornare a visitarci se non l'avete mai fatto, venite a trovarci, se siete già stati qua, tornate. Perché finalmente si può tornare all'interno del planetario a fare sotto una cupola quello che stasera faremo in diretta sui vari canali social. E a tal proposito io metto proprio nei commenti proprio il link al sito web Planetario dove trovate una marea di informazioni tra le quali appunto dove si trova. Parliamo appunto delle colline torinesi, di Pino Torinese, proprio accanto all'osservatorio. Insomma, se volete, potete anche organizzare una bella visita, un bel programma della giornata, osservatorio astronomico visitabile, insomma, gratuitamente, e annesso planetario, insomma, che è lì che vi aspetta. Insomma, in questo sito, nel link che vi ho messo, poi potete anche trovare, insomma, anche molte informazioni su come sostenere il planetario. La prima è visitarvi, ovviamente, Sì. quella la cosa più importante. Andate a Torino, bellissima città, e una volta a Torino andate al planetario. Ma ci sono anche, insomma, potete anche diventare amici del planetario, non so se vuoi dire due parole. Cosa vuol dire diventare Esatto, amici sì. del planetario? Diventare amici del planetario vuol dire sostenerci, non per forza venendo a trovarci, ma in alcune attività, diventando anche volontari all'interno del museo per certe attività, oppure se volete potete diventare membri, ci sono delle membership dove fondamentalmente si prende un abbonamento, ci sono dei contenuti dedicati proprio ai membri, a coloro che attivano le membership del planetario. Ce ne sono diversi tipi, per famiglie, per bimbi, per singoli, quindi sulla nostra pagina del planetario trovate tutto quanto. C'è un Tutto altro qua. modo per aiutarci che potete fare adesso ed è condividere questa diretta ovunque. Giusto? Esatto, grazie per avermi ricordato perché me lo scordo sempre, insomma. Esatto, quindi condividete la diretta ovunque, insomma, imbarchiamo più gente possibile, spazio ce n'è nella navicella, immagino, quindi insomma non c'è problema. Vi metto anche, tra l'altro, sempre nei commenti il link al blog di Emanuele. Emanuele anche cura un blog di divulgazione astronomica, anche astrofotografia, Cosme dintorni. Insomma, io l'ho visitato, è un piacere per gli occhi, non solo quello. Potete anche scaricare non solo foto, ma anche sfondi per cellulare, desktop, quello che volete. Il link ce l'avete lì. Ci
c'è anche la pagina Facebook, quindi insomma andate, sì. Saccheggiate tutto. Saccheggiate, sì, esatto. Esatto, è un piacere. Perfetto, io direi che beh, siamo a 170 passeggeri, 180 quasi per adesso, direi che siamo pronti al decollo, insomma. Quindi io adesso condivido il tuo schermo e magari cominciamo questo viaggio. Andiamo. Allora, vediamo. Siamo a casa. Virtuale. È tutto virtuale, quindi anche la navicella tiene tutti i posti possibili, chiunque voglia salire a bordo. Perfetto, allora, stiamo in questo momento orbitando intorno alla nostra casa, vediamo qua, insomma, la nostra bella biglia blu, però tra un momento, Emanuele, penso ci dirigeremo prima nel nostro vicinato, se non sbaglio, quindi prima verso la Luna, quindi i luoghi che abbiamo già visitato come umanità, quindi la Luna, quelli che visiteremo tra un paio di decenni, si spera, quindi Marte. Però insomma, ecco, siamo decollati, dirigiamoci verso, insomma, ripercorriamo i passi dell'esplorazione umana. Andiamo, cominciamo dal più vicino. Cominciamo dalla Luna. Questa è la Luna. Ci avviciniamo. Eccoci. Allora, se non sbaglio, possiamo innanzitutto fare un piccolo, come dire, ripassino storico, insomma, quante missioni sono state sulla Luna, quante volte abbiamo provato ad arrivarci, insomma, possiamo in qualche modo anche visualizzarlo in questo viaggio, insomma, uno sguardo dietro nel tempo. Quante siano quelle nate sulla Luna? Davvero molte. Quante sono atterrate bene, più o meno, perché la prima cosa che è stato fatto è centrare la Luna. E come vedete, queste sono la maggior parte, non tutte le missioni che sono arrivate a buon fine verso la Luna, in orbita attorno alla Luna, atterrate sulla Luna o in certi casi, visto che si parlava di schianto, torniamo un attimo indietro, faccio vedere il primo oggetto che è arrivato sulla Luna, l'avete qua al centro, vicino alla zona d'allunaggio dell'Apollo 15, Luna 2, missione sovietica del 1959, come vedete l'icona che è poi uno schianto perché è stata volontariamente fatta schiantare sulla Luna. Ma come vedete ce ne sono davvero tantissime e i colori indicano le nazioni che hanno mandato sulla Luna o in orbita attorno alla Luna diversi rover o satelliti. Il colore azzurro indica gli Stati Uniti, il rosso l'Unione Sovietica o l'ex Unione Sovietica, in giallo la Cina, in verde l'India e via dicendo. Non ho aggiunto ancora la povera missione israeliana che si è schiantata nel tentativo di arrivare sulla Luna col Google Lunar Prize, perché fa parte di quelle missioni che appunto non sono andate a buon fine, qua abbiamo messo solo quelle che ce l'hanno fatta, mettiamola così. Certamente. Solo un controllo. Vero che qualcuno non riesce a vedere la live, ma penso che ci sia ancora già differita. Mi confermate nei commenti, scrivetemi soltanto se riuscite a vedere la live per bene, magari se... Livio la vedi? Vedo Livio Bordino, ti salutiamo, il moderatore del gruppo. Ecco, infatti, come suggerisce Silvia, anche quando è così, riavviate per... vediamo qualcuno, ok, la vedono. Sì, per qualcuno potrebbe esserci una già differita, ma è normalissimo. Perfetto, tutto bene. Ok, grazie mille per il feedback. Vedevo che c'era qualcuno che aveva dei problemi. Perfetto, insomma, no, come hai detto tu, sì, l'esplorazione lunare è cominciata prima con gli schiani sovietici, poi abbiamo con i propri proiettili sparati lì. Beh, si deve cominciare da qualche parte. Poi, insomma, sono passate le grandiose Apollo. Ci ritorneremo poi tra breve, insomma. Ma non troppo tempo, sì, esatto. È prevista la costruzione di una stazione spaziale simile, diciamo, nell'idea almeno, alla stazione spaziale internazionale che è in orbita attorno alla Terra, ma che sarà in orbita attorno alla Luna, ed è il primo passo per ritornare sulla Luna e atterrare poi, allunare, nuovamente, per poi andare oltre. Però questa per il momento è la storia passata e presente, cioè da qualche parte c'è anche la sonda Chang'e 5, che è quella che l'anno scorso è atterrata sulla Luna e ha riportato, dopo
decenni nuovamente dei campioni lunari a casa sulla Terra. Che non è affatto male, anzi, no, no. È un tesoro scientifico, veramente. Sì, ecco. Poi dipende da quanto riesce a portare, perché i russi anche hanno fatto la stessa cosa, ma portavano pochi grammi di rocce lunari. Gli astronauti, i 12 che hanno camminato sulla Luna, sono riusciti a riempirsi letteralmente le tasche. 382 kg, se non sbaglio. Esatto, e quando dico le tasche intendo proprio che la prima cosa che ha fatto Neil Armstrong, dopo aver detto un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità, è stato mettersi in tasca letteralmente due sassi lunari, perché in caso di emergenza avessero dovuto decollare velocissimamente per salvarsi da qualche pericolo, avrebbero avuto almeno due bei pezzi di roccia lunare come trofeo dell'avvenuto allunaggio. Insomma, non si lascia nulla al caso e ha fatto molto bene. Insomma, quando sei un astronauta poi devi... La forometis è quella, insomma. Ma tra l'altro lui era giù e Aldrin era su. Cioè, Aldrin non era ancora neanche allunato. Ha fatto tutto. Lui aveva già l'uovo in tasca, tutto a posto. Esatto. È a procedura, uno doveva stare su e l'altro scendeva per essere sicuri che le cose andassero bene. No. E dunque, infatti, direi adesso di fare anche un balzo verso quello che sarà il prossimo step, il futuro, insomma. Dalla Luna si spera, insomma, da qui a qualche decennio arrivare al pianeta rosso, a Marte. Pianeta rosso che, tra l'altro, nelle prossime settimane Livio ci racconterà in un'altra diretta, insomma. Pericolo rosso, la diretta. Ecco, stiamo volando verso Marte, una velocità spropositata, sì. Ma va bene, per tagliare un po' i tempi. Ci allontaniamo dal Sole ed ecco il pianeta rosso che arriva. Siamo in orbita attorno a Marte, sì. 6 mesi in media per arrivare su Marte dalla Terra. Noi ci abbiamo impiegato 30 secondi, quindi, come dicevi tu, Umberto, giustamente, siamo andati molto veloci, cosa che non è realistica. Ma non possiamo certo chiedervi di restare in diretta con noi per 6 mesi per fare un trasbordo realista da un pianeta, realistico da un pianeta all'altro. Esatto. Quindi eccoci qua. Tra l'altro, ecco, se uno dei problemi anche che, insomma, uno delle sfide anche da affrontare verso il pianeta Marte, che è tornato anche, è una domanda che è tornata in auge anche questi mesi di lockdown e pandemia, insomma, immaginare di stare nella navicella per 6 mesi in viaggio al pianeta rosso, ecco, immaginate anche al peso psicologico che una astronauta deve avere. Abbiamo passato, adesso magari porzioni di 3 mesi, magari il lockdown in casa, le nostre belle case, larghe, comode, pensate a un astronauta in viaggio verso Marte, insomma. Questo è solo uno dei problemi che... a cui, insomma, si deve seriamente pensare, e non solo quello, c'è anche l'approvvigionamento in loco e tutto il resto, ma insomma, questa è proprio una sfida, sarà pure una sfida vocale che, insomma, poi si parla, insomma, di correggimi se sbaglio, un ventennio da qui all'arrivo, forse primo su Marte, o forse un pochino di più. Beh, Marte è sempre 30 anni avanti, è sempre 30 anni da adesso. Esatto. È un sacco di tempo che si parla di andare su Marte. C'è un problema, oltre al problema psicologico di cui parlavi giustamente tu, Umberto, del viaggio in una lattina, mettiamola così, verso Marte, c'è il fatto che noi sulla Terra siamo ben protetti da una serie di pericoli dello spazio, che invece nel volo verso Marte ci colpirebbero, tra cui le radiazioni ionizzanti, il vento solare, e quindi bisogna riuscire a progettare una navicella che permetta di far arrivare gli astronauti vivi su Marte. Esatto. In primis. Primo problema è vivere. Poi da lì pensiamo al resto. Sì. Ecco, anche qua allora possiamo avere una panoramica delle missioni passate, insomma, o ancora presenti, insomma, cosa abbiamo fatto finora con questo bel pianeta? Un sacco di roba e... Tutte queste missioni, non sono tutte in realtà, anche Marte è stato, diciamo, osservato, sorvegliato speciale da un sacco di missioni. Missioni che però hanno fatto cadere Marte dall'Olimpo dei pianeti abitabili. Mi viene in mente le prime immagini delle sonde Mariner, ad esempio, che hanno mostrato che Marte era un pianeta completamente desertico, mentre qualcuno pensava ancora ci potessero essere delle stagioni simili a quelle della Terra.
Poi però abbiamo visto che Marte non è proprio così morto come pensavamo fino a poco tempo fa. Oddio, morto è morto, nel senso che forme di vita macroscopiche non ce ne sono, acqua liquida sulla superficie di Marte non ce n'è, campo magnetico nullo. Cosa c'è sotto la crosta di Marte ce lo dirà forse InSight, la sonda che si occupa, si dovrebbe occupare, ha avuto qualche problema, ad esempio anche sulla trapanare la superficie di Marte. Si occupa di studiare il sottosuolo, ma ad esempio, come qualcuno scriveva prima nei commenti, abbiamo effettivamente trovato prove di acqua liquida sotto le calotte polari marziane, che adesso vi faccio vedere, visto che siamo ecco qui, grazie all'utilizzo di un radar, sotto il ghiaccio di Marte, quello è ghiaccio secco, quindi è CO2 solida, abbiamo visto che ci sono dei bei laghi di acqua salata. Quindi in effetti acqua liquida su Marte ce n'è, quanto utilizzabile, quanto facilmente recuperabile, ecco, è un altro discorso, però non è vero che Marte è completamente desertico, è sicuramente vero, ormai lo sappiamo con quasi completa certezza, che Marte in passato era molto rigoglioso, era ricoperto d'acqua per circa il 50%, e abbiamo proprio i segnali, vediamo le prove di questa presenza passata, però l'acqua di Marte, almeno quella superficiale, è ormai fuggita nello spazio da un sacco di tempo. Esatto, poi vediamo, Perseverance poi ce ne racconterà, sì, insomma, di belle, si spera, insomma, siamo qua in attesa anche dei risultati, che verranno, avrà anche però come obiettivo anche questa, insomma, questa opera grandiosa di ricercare le prime prove dirette della presenza di vita in un pianeta diverso da quello della Terra, prime prove proprio dirette. Finora abbiamo prove, abbiamo indicazioni, se vogliamo, geologiche o prove o comunque indizi che vanno in quella direzione, ma la firma biologica, proprio che appunto in modo inequivocabile la presenza di vita al di fuori del pianeta Terra, sarebbe una prima volta epocale, insomma. È uno degli obiettivi, uno dei tanti obiettivi di Perseverance, che insomma è l'ultima missione sotterranea lì, e insomma, confidiamo ce ne riserverà delle belle. Qua stiamo pilotando proprio, tu stai proprio planando. Sì, è un sorvolo abbastanza veloce, in realtà. Ecco. Questo lo riconosciamo un po' tutti, immaginiamo. Anche una bella veduta aerea del Monte Olimpo, che è, come tutti sapete, probabilmente è il più alto monte del Sistema Solare, sono 24 km fino alla sommità, però se ci avviciniamo, diciamo, da più in basso, non ha proprio quella forma da vulcano tipico, come ci aspetteremo dal vulcano più in assoluto più alto del Sistema Solare, che non è il Monte Fuji, per intenderci. Guardate, è molto alto, ma è anche molto molto ampio. È quasi una leggera salita, è proprio una leggerissima. Sì, esatto, cioè, ci sono questi pendii allucinanti all'inizio, ma una volta superati questi ripidi pendii, poi andate avanti per centinaia di chilometri. E tra l'altro l'altezza è sufficiente per vedere la curvatura di Marte dalla sua sommità. È questa bella curiosità. Se voi poteste in qualche modo, come dire, paracadutarvi, insomma, atterrare sulla cima del Monte Olimpo, potreste vedere la curvatura del pianeta dalla sua sommità. E l'abbiamo vista con una diretta, anche con, insomma, Daniele Gaspari, po' di tempo fa. E vedreste il cielo piuttosto scuro anche durante le ore diurne, perché sareste praticamente nello spazio dalla cima della sommità di questo monte. È una, qualcosa che cui non possiamo fare esperienza sul nostro pianeta Terra. No, c'è da dire che si vince facile, perché Marte è la metà della Terra, il Monte Olimpo, esatto, è il triplo del Monte Everest, quindi esatto, ci sono una serie di fattori. Così sopravvi tutti. E va bene, insomma, Marte ancora molto a raccontarci, insomma, lasciamo il tempo alla ricerca, insomma. E tra l'altro è interessante notare questo bel colore rosso, che insomma è il colore che tutti conosciamo, dovuto anche alla presenza abbondante di questo ossido di ferro, insomma, che colora di rosso le sabbie, le rocce di Marte. E insomma, ferro che tra l'altro è uno di quei tanti elementi che, insomma, uno di quei tanti regali delle stelle, insomma, che formate all'interno, soprattutto delle esplosioni stellari. E a proposito di esplosioni stellari, adesso ci potremo dirigere verso un sistema stellare particolare,
Andiamo perché c'è Livio che ci sta già minacciando. Lo so perché sto facendo. Perché se tocchiamo Luna e Marte con Livio, lui se la prende male. va bene, Un po' defendiamo. perché. Un po' perché è il moderatore più vecchio di tutti, allora quando sei, così sei scorbutico. Ma è anche bravissimo, lo sappiamo tutti. Direi di viaggiare verso un stellare particolare. Adesso capiamo perché è particolare. Vi do un indizio: è il sistema stellare più vicino alla Terra tra quelli che un giorno potrebbero con molta probabilità esplodere. Ed ecco qua. Questo è il sistema IK Pegasi. Tanto vediamo che è un sistema binario, vediamo che c'è una stella centrale che è molto simile a Sirio, stella bianca, di una massa di poco inferiore a due masse solari più o meno. E intorno vedete che c'è una bella stella che ci orbita, una distanza in realtà molto piccola, cioè la distanza che tra la stella principale e la nana bianca che orbita attorno è inferiore alla distanza di Mercurio dal Sole, più o meno, una Sì. Qui frazione di unità astronomica. le distanze e le dimensioni non sono esagerate, quindi è tutto in scala, sappiatelo. Quindi la Esatto. distanza della nana bianca è proprio quella espressa in diametro della stella centrale. Esatto, quindi state vedendo proprio un sistema in scala così com'è in natura proprio. Ora, questo sistema ha questa peculiarità, si trova a una distanza dalla Terra di appena, mi sembra appena una decina di parsec, o giù di lì, ed è proprio il più vicino candidato. Il sistema stellare candidato a diventare supernova un giorno più vicino alla Terra. Voi direste: beh, ma quella è una stella di due masse solari, queste stelle non esplodono da sole per supernova. Però, se queste stelle hanno attorno a loro una nana bianca, beh, la nana bianca a un certo punto può, come dire, quando la stella centrale invecchia, diventa gigante rossa, diventa grassa, cicciona, si espande invecchiando. Può cominciare a rubare massa alla stella centrale. Ecco, lo vediamo adesso. Vediamo la stella. Un giorno questa stella centrale invecchierà, diventerà gigante rossa, e quando il suo sviluppo sarà bello gonfio, i stati più esterni saranno poco legati alla stella e cominciano, vedete, cominciano a trasferirsi sulla nana bianca che mangerà, 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 e fino a quando dalle attuali uno e poco più massa solare diventerà arrugginare una massa critica nota come massa di Chandrasekhar, al che esploderà come supernova 1A. Ora, qua abbiamo battuto. Questa è un'esplosione a rallentatore per farvi vedere proprio da dove nasce l'esplosione. L'esplosione nasce dalla nana bianca, è un'esplosione rallentata, anche un po' lasciata senza che vi abbagli, così potete vedere proprio tutta la dinamica. Però il risultato di questa esplosione è la nana bianca esplode come un'enorme bomba nucleare, di fatto. E durante queste esplosioni, pensate, si forma circa più di mezza massa solare di ferro. Infatti, queste esplosioni, le supernova 1A, cioè le esplosioni di nane bianche, non di stelle massicce, di nane bianche in stelle binarie, sono le principali responsabili, sono la principale fonte del ferro nella nostra galassia. Il ferro che vedete intorno a voi, non so, magari se avete qualche oggetto in metallo che contiene ferro, probabilmente quello si è formato all'interno di un'esplosione di queste nane bianche in un sistema binario miliardi di anni fa. Insomma. Il rosso di ma anche il ferro su Marte, che lo colora così di rosso, l'ossido di ferro, con molta probabilità sarà formato in una di queste esplosioni. Insomma. Ora, questo sistema abbiamo detto che al momento è piuttosto vicino. Se esplodesse in questo momento avremmo molti problemi, potremmo avere qualche problema serio. In realtà è qualcosa che ci riguarderà tra forse 1 miliardo o 2 di anni, forse di più, quindi forse avremmo già fatto noi da noi stessi, siamo già estinti da noi. Se non l'avremmo fatto, la Terra comunque sarà portata anche nel suo tragitto intorno alla Via Lattea, i due sistemi dovrebbero anche allontanarsi un pochino, quindi in teoria non dovrebbe essere un grosso pericolo, non dovrebbe, puoi mai dire mai. Al momento, se si trovasse in questo momento, potrebbe darci molti grattacapi, insomma.
Ora, Emanuele, poi le supernove ovviamente ce ne sono vari tipi. Questo abbiamo visto come esplode, come possa esplodere una nana bianca con una compagna, ma ad esempio una stella massiccia di oltre 10 masse solari può esplodere e formare oggetti bellissimi come i resti di supernova, per esempio. Tu hai ovviamente la Crab Nebula, ad esempio, no? Una a caso, se ne è venuta in mente, M1, insomma. Che dici, facciamo una visita a Facciamo una visita. questa bella oggetto? Almeno andiamo un po', viaggiamo nello spazio e nel tempo e vediamo l'esplosione che l'ha generata. Insomma, Crab Nebula, che si è formata dall'esplosione di una stella di circa una decina di masse solari, osservata anche dai cinesi, insomma, intorno all'anno 1000, poco dopo l'anno 1000. Ecco, la stella che sopra esplode è quella in centro lo schermo, vero? Esatto, direi che potete anche fare il controllo rovescia. Ok, faccio io. Vai, Comincio da vai. 5, 4, 3, 2, 1. Ecco, qualche potere che ho. Io mi galvanizzo con poco. Ecco, se questa esplosione è avvenuta, insomma, ormai osservata anche dalla Terra, un migliaio di anni fa, si è formata questa bellissimo resto di supernova, nota come M1, nota come Crab, nella costellazione del Toro, e che ancora si sta espandendo, insomma, e possiamo ammirarlo in tutte queste sfaccettature, tutte queste belle bande di colore diverso, sono tutte in stabilità del Dustman che si sta ancora espandendo, e si è anche scoperto che al suo interno questa bella nebulosa del granchio nasconda anche una stella di neutroni ultra compatta, che nient'altro è che il nucleo di questa stella ormai esplosa, morta, il lascito compatto che è nascosta lì in mezzo a questa nebulosa in continua espansione ancora oggi, a migliaia di chilometri al secondo. Insomma, il viaggio per iniziare abbiamo già fatto esplodere due stelle, non è male, non è male Ok, affatto. d'artificio li abbiamo già fatti, Le abbiamo alcuni. fatte come? Io direi, insomma, di continuare il nostro viaggio. Adesso, finora siamo stati, insomma, abbiamo un po' esplorato il nostro vicinato al Sistema Solare, abbiamo visto due oggetti interessanti nella nostra Via Lattea. Comincerei con quel modo, se possibile, a uscire, andare un po' verso l'esterno della nostra galassia, ad esempio verso la periferia, verso una massa globulare, una massa stellare. Allora, se non avete allacciato le cinture prima, fatelo adesso, perché adesso si viaggia Adesso davvero andiamo lontano. velocissimi, un'accelerata pazzesca. Questo comunque, lo ripeto, è il soft del Planetario Torino. Spettacoli come questo li potete anche vedere proprio immersi nella cupola del planetario, qualcosa di unico. Ecco, questo è. Siamo arrivati a M13. Vedete, tra l'altro si nota anche sotto di noi, c'è proprio il disco della nostra Via Lattea, che è proprio sotto i nostri piedi lì che galleggia nello spazio, e proprio tutto intorno al disco abbiamo questa distribuzione di ammassi globulari, uno dei più famosi è M13, ammassi globulari che sono una miniera d'oro per chi vuole proprio studiare l'origine, la storia della nostra galassia. Insomma, sono un po' come dei fossili, cioè è un po' come studiare gli ammassi globulari è proprio come fare veramente come fare astroarcheologia. Tra l'altro è proprio una disciplina che esiste, è un nome proprio, si chiama astroarcheologia. Tra l'altro, quando guardate un ammasso globulare è un po' come guardare, se vogliamo fare un paragone col quotidiano, i mattoni, la calce avanzati da un cantiere, quando si costruisce un palazzo, insomma. Immaginate un bel cantiere che vuole costruire, insomma, un bel palazzo di 2, 3 piani o più, si comincia. Ovviamente il costruttore mette a preventivo, più materiale necessario, nel caso comunque un po' viene usato, un po' la cosa si rifà, ci vuole un po' un piano B. Alla fine, quando la casa è tutta bella che è finita, avanza del materiale, della calce, del mattone lì non usato. Ebbene, gli ammassi globulari sono un po' proprio questi mattoncini avanzati, insomma. La nostra galassia, infatti, come molte altre, come si è formata? Un po' come l'assemblamento, un po' successivo, anche la fusione successiva di galassie più piccole, ma anche di
anche di ammassi singolari che fondendosi uno con l'altro abbiamo formato pian piano strutture sempre più grandi, sempre più massicce, che poi in seguito alla rotazione sono appiattite, hanno dato forma a questo disco della spirale che oggi noi osserviamo come la nostra, insomma, la nostra galassia, la nostra Via Lattea. Quindi guardare questi oggetti è di un grande interesse, proprio come guardare dei fossili cosmici, come un archeologo guarda i reperti di passate civiltà, degli antichi egizi, come e attraverso di essi può ricostruire la vita di passate, di popoli passati. Noi guardando oggetti come questi possiamo proprio capire gli oggetti, com'era fatto quel cosmo, come le galassie, la generazione di galassie antecedente alla nostra Via Lattea, insomma. E tra l'altro, una cosa interessante è che noi possiamo anche calcolare l'età di questi oggetti in un modo molto, insomma, con uno strumento molto interessante, usando un diagramma che molti, insomma, a chi piace, chi è un po' nerd, forse lo sa, si chiama diagramma Kerr, che è una cosa che possiamo fare anche con questo bel software, tra l'altro. Se immaginiamo di prendere le stelle di ogni ammasso, di un ammasso stellare e di mettere su questo bel diagramma che vedete, abbiamo nell'asse verticale abbiamo la luminosità della stella. Sull'asse verticale il suo colore, la sua temperatura. Vedete che tutte le stelle vanno disposte in questo diagramma e lungo la diagonale, che sono le stelle che va da, in questo caso da in basso a destra e dall'alto a sinistra, che raccoglie tutte le stelle un po' giovani che stanno bruciando l'idrogeno. A un certo punto però vedete che c'è una deviazione che va da sinistra a destra, quelle sono tutte le stelle più vecchie, evolute, e noi dal punto in cui c'è questa curva possiamo dedurre, insomma, in un modo ben preciso, l'età dell'ammasso, e per capire meglio possiamo fare un confronto tra questo ammasso e metterci che è un ammasso abbastanza vecchio, ha più di 10 miliardi di anni, con un ammasso più giovane, ad esempio le Pleiadi. Facendo un confronto con i due diagrammi, ecco, abbiamo adesso a destra il diagramma Kerr, cioè le stelle delle Pleiadi messe in questo diagramma. Le Pleiadi sono un ammasso molto più giovane, invece, parliamo di un ammasso, insomma, di età inferiore a 1 miliardo di anni, comprato un ammasso vecchio come metà. Vedete che la forma è molto diversa. Le stelle delle Pleiadi vanno disposte tutto lungo la diagonale, perché sono tutte stelle che stanno ancora bruciando idrogeno, la maggior parte di esse, insomma. E quindi sono tutte lungo questo ramo che si chiama sequenza principale. Mentre nei metallici molte sono già evolute, sono già diventate vecchie, sono già diventate giganti rosse. Infatti, molti si trovano sul lato rosso del diagramma che sta in alto a destra, e c'è questa deviazione che ci dice che le stelle che una volta completavano la diagonale sono migrate verso la parte rossa del diagramma, e questa forma boomerang ci dice una cosa ben precisa: è un oggetto molto vecchio, mentre quello a destra, le Pleiadi, insomma, quella che la diagonale ancora bella completa, sto guardando un oggetto molto più giovane. Da questo già paragone visivo capiamo subito, abbiamo una miriade di informazioni, e insomma, possiamo in qualche modo proprio datare degli oggetti lontani migliaia di parsec, insomma, qualcosa, insomma, non così scontato, insomma, non, dato non possiamo nemmeno andare lì a fare le nostre analisi, però possiamo da migliaia di anni di distanza fare dei conti, delle stime, insomma, una volta impensabili, cioè, una volta una fantascienza. A proposito di Bene. fantascienza, il metro di Alici è stato oggetto di un messaggio che è stato mandato nel 1974, forse ha senso parlarne perché purtroppo qualche tempo fa, qualche mese fa, ci ha salutato in maniera un po' violenta il radiotelescopio di Arecibo ed è proprio lì che è partito il messaggio diretto verso M13. Era una dimostrazione quella, non ci si aspetta che nessuno possa rispondere a questo messaggio all'interno di un ammasso globulare per una serie di motivi. Non è salutare vivere in un ammasso globulare, ci sono un sacco di stelle che rendono l'orbita di qualsiasi pianeta instabile. Comunque, stelle che,
Molto idrogeno e molto elio, ma pochi elementi pesanti, che sono quelli da cui noi dipendiamo e di cui noi siamo formati fondamentalmente. Quindi vi sfida a fare un pianeta, ma che soltanto vi sfida a fare esseri complessi. Tanto è interessante vedere, vedete M13, il diametro di M13 che possiamo ammirare, proprio ci stiamo orbitando attorno, il diametro di questa sfera è di circa un parsec più o meno. E sì, non sono i due oggetti, le Pleiadi sono molto più piccole, altrimenti non si sa. Sì, piccola nota a margine. Vedete, nel diametro di un parsec abbiamo migliaia di stelle, tutte raccolte in un parsec di distanza. Ora, se noi pensiamo alla nostra stella più vicina, Proxima Centauri, si trova a poco più di 4 anni luce, cioè diciamo a poco più di un parsec, più o meno. Ecco, il diametro di M13 è paragonabile alla distanza dalla Terra entro cui troviamo una stella. In quella distanza in M13 ce ne avete 1000. Pensate quindi al cielo stellato, che è un pianeta, un ipotetico pianeta di M13 potrebbe godere, insomma. Un cielo, pensate là a quanto è brillante Alfa Centauri nel cielo, moltiplicata per 1000 volte, quasi 1000 sigle nel cielo, una roba mozzafiato. Se ci fosse un pianeta, mancherebbe la problematica prima per formarlo, probabilmente, ma quello sarebbe il panorama a cui vi trovereste innanzi. E anche ammessa la presenza di un pianeta e di scienziati astronomi che studino le stelle, probabilmente non sarebbero in grado di vedere al di fuori dell'ammasso globulare. Quindi per loro l'universo sarebbe M13. Esatto. Abbiamo questa fortuna che, trovandoci non troppo vicino al centro della nostra galassia, meno male, altrimenti non esisteremmo, abbiamo avuto modo anche di guardare oltre. A un certo punto, all'inizio del XX secolo, ci siamo resi conto che ciò che vedevamo da lontano in cielo, che sembravano delle nuvolette, in realtà erano altre galassie. Esatto. E possiamo andare a far visita, però. Da dentro l'ammasso globulare. E di andare a far visita un po' di queste galassie, insomma, dato che mi pare anche di scorgerne qualcuna nello sfondo. Tanto facciamo così. Ecco, guarda, questa è la nostra galassia bella, la Via Lattea, con l'orbitazione ci attorno. Ammirate la nostra casa, il disco blu, questa bella spirale barrata. Vedete anche c'è anche un accenno di bara lì nel nucleo. Dopo ci torneremo perché ci sarà anche tanto altro da vedere. Vedete che intorno vedete delle luci nello sfondo, quelle sono tutte galassie, non sono stelle ovviamente, sono tutte galassie. E potremmo andare a far visita a qualcuno, insomma, di grazie anche c'è una varietà, no, niente male, una grande varietà, non sono tutte dello stesso tipo, non ci si annoia affatto. E adesso la nostra navicella, ecco, ci allontaniamo, facciamo i saluti, presto torneremo. E andiamo verso un ammasso creato da Emanuele. Emanuele ha questo potere, sì, lui può creare ammassi di galassie. Non esatto. Lo sapeva, lui può. Ammasso, sono quattro, dai, non è un gruppo. Piccolo gruppetto, lì, esatto. È una bella spirale, insomma, quindi qualcosa, un parente della nostra velatta. Abbiamo invece proprio lì vicino, ce n'è un'altra, tipicamente quelle molto vicine, troppo vicine, invece hanno questa forma, sono irregolari. Esatto. Che spesso sono il prodotto di interazione, appunto, come hai detto, di interazione tra galassie, quindi quando due galassie anche in un gruppo possono orbitare, transitare, interagire per gravità, quindi strapparsi materia l'una all'altra, fondersi, insomma, interagire in molti modi per via gravitazionale e dare anche vita a forme anche delle più particolari, come anche forme totalmente senza un pattern preciso, irregolari. Oppure, o anche litiche sono proprio molte delle galassie litiche sono proprio il prodotto, si pensa, della fusione di più galassie, le quali fondendosi possono generare una galassia molto massiccia, ma con le stelle poi distribuite in seguito alla collisione in maniera più sferoidale in qualche modo. E molte di queste galassie sono quelle che noi oggi osserviamo come le galassie ellittiche, insomma. Quindi le galassie ellittiche, regolari, a spirali, lenticolari, ce n'è una varietà incredibile. Poi appunto la persona poi che scoprì proprio per prima, ad esempio, che la galassia di Andromeda era un oggetto al di fuori della nostra galassia, quindi l'universo non si esauriva, la nostra galassia andava ben oltre, fu anche quella che poi provò a classificarle, insomma, queste galassie,
organizzarlo in un modo più meno logico, insomma, da lì poi è nata la cosmologia, sia quella a campo vicino che quella a campo remoto. E insomma, in realtà poi potremmo stare qua e spingerci ancora oltre, insomma, l'universo infinito potremmo aver bisogno di una nottata intera, ma direi che adesso, insomma, dopo avermi dato questi gioielli, direi di fare tornare a casa per visitare, come dire, qualche inquilino non così, insomma, non così tranquillo, non così raccomandabile, se vogliamo, vero? Assolutamente. Siamo tuffati nel centro della nostra galassia. E chi ci troviamo nel centro della nostra galassia? Ci troviamo un bel mostro, un buco nero super massiccio, che vediamo qua. Questo appunto è Sagittarius A star, insomma. Tra l'altro il centro galattico che abbiamo anche avuto il piacere di osservare appunto anche dal vivo, insomma, grazie anche a Daniele Gaspari, insomma, che ha questa fortuna, se vogliamo, di lavorare in uno dei cieli, sotto i cieli più bui del pianeta, del deserto di Atacama, da cui poi è visibile anche in certi periodi dell'anno, vedere proprio il centro galattico sopra le nostre teste, ed è qualcosa di incredibile. Qua lo vediamo, insomma, in una maniera un po' diversa, ma comunque unica. Pensate che in quel punto sono concentrate qualcosa come 4 milioni di masse solari in un volume di il cui raggio, insomma, l'orizzonte di evento dovrebbe essere qualcosa come una cinquantina di unità astronomiche. Insomma, pensate a quanta materia è concentrata lì in mezzo, è stato anche il motivo, la sua scoperta, tra l'altro, si è scoperto questo oggetto, di fatto, questo buco nero super massiccio, almeno un oggetto super compatto, di fatto esiste nel centro della nostra galassia, e la prima prova diretta a sostegno di ciò è stata proprio osservare l'orbita di stelle, proprio nella prossimità del centro galattico, vedere queste stelle orbitavano a velocità spropositate, accelerando proprio nei pressi di un oggetto che però non si vedeva, però facendo due calcoli, proprio sapendo la velocità orbitale delle stelle che sono state seguite per anni nel loro orbitare intorno a questo oggetto invisibile, usando un po' di meccanica celeste, grazie al nostro caro Newton, si è scoperto che insomma in quel punto dovrebbero esserci qualcosa come 4 milioni di masse solari, tutti concentrati in un unico punto. E l'unico oggetto che possiamo pensare, insomma, di queste fattezze è un buco nero super massiccio, di fatto che domina, che di fatto determina la struttura intera della nostra galassia e anche, insomma, determina anche la dinamica dei gas, del plasma intorno ad esso e la formazione, tutto ciò che ne consegue, inclusa anche la formazione di braccia spirale e così via. Tutto in un unico punto, tutto è proprio in una capocchia di spillo, insomma, se vogliamo. Tanto interessante, adesso poi si può vedere anche più in dettaglio, se potremo, ma vedete anche questa bella forma. Possiamo metterci sopra il buco nero, proprio vederlo, proprio vedere il disco di accrescimento, ecco, dall'alto. Vedete, il nostro pilota si sposta. Vedete che abbiamo, qua possiamo osservare il disco di accrescimento attorno al buco nero, questa materia che vortica intorno al buco nero a velocità anche relativistica man mano che ci avviciniamo all'orizzonte degli eventi. Vedete che la luce che vediamo proprio intorno, vicinissimo all'orizzonte degli eventi, è l'emissione termica del gas incandescente che ruotando a velocità proprio che arrivano a frazioni anche della velocità della luce, per attrito si surriscalda ed emette anche un'enorme quantità anche di radiazione dell'ultravioletto anche, e che noi è anche una grande quantità anche di luce verso il blu, il bianco, che noi possiamo osservare. Però se ci mettiamo di taglio, scendiamo, vedete che in qualche modo c'è questa strana forma, vediamo un po' come quello che dovrebbe essere un disco piatto, in realtà noi vediamo abbiamo l'impressione di vedere questa una sfera, in realtà quello che vediamo, il cerchio che vediamo intorno al buco nero, e la materia dietro di esso, e comunque è proprio il disco piatto,
Però la luce che viene da dietro al buco nero viene ad effetto deviata per effetto della distorsione dello spazio-tempo del buco nero stesso e ci arriva ai nostri occhi da vibrazioni diverse. C'è l'impressione proprio, c'è questa immagine distorta, quasi che come se ci fosse una distribuzione del plasma intorno a una sfera centrata su questo oggetto, su questo mostro, insomma, ma è tutto e nient'altro che un effetto relativistico, un effetto diretto della relatività generale, insomma, della distorsione dello spazio intorno a questi oggetti così misteriosi, insomma. Qualcosa che potremmo vedere anche intorno. Questo non è l'unico buco nero che possiamo osservare, possiamo visitare anche un altro buco nero nella nostra galassia e vedere anche meglio questi fenomeni così incredibili. Andiamo. Adesso salutiamo Sagittario a Star. Questa Questo era è grande, grande. andiamo a vedere uno più piccolo. Esatto, vediamo un cucciolo. Comunque poco raccomandabile. Cucciolo che sia, non so. Ecco, Sì, andiamo a diciamo che vedere. andare a vivere in un buco nero. Qualcuno lo dica Nolan, che non è una grande idea. Esatto, io non lo. Non lo ecco, vedo che comincia a comparire qualcosa. Non ci siamo neanche accorti. Cioè, noi stiamo viaggiando nello spazio. A un certo punto, sembra tutto tranquillo tra noi. A un certo punto, niente, sei morto. Sei risucchiato da. Non hai neanche visto il tuo assassino in faccia. No, sì, ecco. Vedete che c'è questo spettro cosmico. E questo è un simpatico buco nero, proprio vicinissimo a noi. Ma forse accorgendoti te ne accorgi, la tua lancella si distrugge. Ah sì, cioè, ti dà Dopo quel, ha questa mezzo cortesia di darsi secondo, un piccolo avvertimento sta per fregando. morire. Sì, esatto, ti spaghettifica, queste cose simpatiche. Insomma, ecco, vedete appunto la fioca luce delle stelle nello suo fondo, vedete come viene già distorta da questo oggetto. Vediamo se trovo il centro della Via Lattea, fammelo vedere. Ecco, esatto, vediamo di distorcere. Ecco, Così vediamo. va Cioè, meglio. ecco, esatto. Ecco, vedete un po' l'effetto che abbiamo visto prima, qua lo si intuisce un po' meglio, però spostando il buco nero nel nostro campo di vista, vediamo come la luce proveniente dallo sfondo da dietro di esso, quindi in questo caso dal centro galattico, viene distorta, segue di fatto le pieghe, la distorsione dello spazio-tempo e come risultato arriva al nostro occhio le diversioni diverse rispetto alla loro posizione originaria, dando come effetto questo cambio di posizione apparente delle stelle di qualsiasi oggetto che si trovi lungo la linea di vista dell'osservatore che connette noi il buco nero, insomma. E questo è il motivo per cui, per esempio, quello che doveva essere il disco di accrescimento, quindi intorno al buco nero, quindi il materiale accresciuto su un disco piatto intorno al buco nero, di fatto può apparire quasi come una sfera, se visto l'Italia. Ecco, qua abbiamo acceso con uno schiocco di dita i poteri di Emanuele. I poteri di Visto? Emanuele. Creare anche dischi di accrescimento attorno ai buchi neri. Esattamente, possiamo fare questo e altro. Ecco, vedete, possiamo anche vedere in qualche modo, forse in modo ancora più chiaro, questo fenomeno. Possiamo, ecco, però colorare questo bel disco. Però che abbiamo fatto? In questo modo vedete che tutti i vari spicchi sono colorati di colore diverso. Quindi che abbiamo dal rosso nel senso orario, abbiamo arancione, giallo, verde, azzurro, blu. Quindi ogni colore è associato a una precisa posizione sul cerchio, su questo cerchio di accrescimento, se vogliamo, su questo disco. E se ci mettiamo di taglio, vedete che a un certo punto ciò che doveva essere per forza un disco, perché abbiamo visto, magicamente sembra disporsi su una superficie sferica, ma è tutto un effetto ottico, un effetto dovuto alla distorsione della luce proveniente dal disco, che seguendo la distorsione del campo fa una. Come dire, fa quasi una rotonda intorno al buco nero centrale e ci arriva con un angolo diverso da quello originario e ci dà questo effetto visivo, quasi come se la materia fosse in realtà disposta su una sfera, cosa che è puramente un effetto della distorsione estrema dello spazio-tempo dovuta a questa enorme massa concentrata in un unico punto, questa di fatto singolarità dello spazio. Questo infatti è. Ecco,
lo vediamo qua, possiamo adesso ripassare di fronte al centro. Però come abbiamo detto prima, ecco, come vedete ci stiamo mantenendo a distanza di sicurezza, insomma, sono oggetti con cui non vogliamo avere a che fare, ci avvicineremmo anche di un pochino, insomma, a un certo punto, ben prima di arrivare alla risultati eventi, cominciamo in qualche modo a essere spaghettificati, insomma, basterebbe una distanza del nostro corpo, magari 1 metro più vicina all'oggetto centrale, che insomma le forze maleali avrebbero un effetto così evidente che verremmo veramente spaghettificati prima la nostra navicella, poi noi stessi, insomma. Forse non proveremo chissà quanto dolore, sarebbe una morte brutale quanto veloce, però insomma, teniamoci a distanza, anzi direi allontaniamoci e facciamo intorno verso casa, insomma. Prima di vedercela brutta, Allora torniamo andando verso verso la terra. casa, ecco. Tanto io ho perso il senso dell'orientamento e non posso chiedere a nessuno. Per fortuna non sono io che piloto, perché se no sarebbe veramente. Ecco, vediamo il nostro sistema solare che si avvicina propinqua e alla velocità del pensiero siamo tornati a casa, casa dolce casa, come si sta bene. Insomma, nella nostra bella comfort zone, casa che insomma che noi abbiamo studiato anche dallo spazio. Insomma, prima abbiamo visto missioni intorno alla Luna, Marte, ma anche intorno alla Terra c'è il suo bel traffico, tra l'altro, vero Emanuele? Decisamente sì. Ecco qua. Questi, ogni puntino verde, cos'è? Un oggetto intorno alla Terra, di fatto, se Ogni vogliamo. puntino verde è un satellite attorno alla Terra. I trenini che vedete, ne è appena passato uno andando in basso a destra, ma tra poco ne comparirà sicuramente un altro. Ecco, qui da sud verso nord. E quelli sono satelliti Starlink. Quindi Esatto. quelli sono i trenini Starlink. Questi sono i satelliti attivi ad uso civile. Quindi non è tutta la roba che c'è in giro attorno al nostro pianeta, perché ci sono tutti i satelliti militari di cui non sappiamo niente, o non sappiamo abbastanza da avere una traiettoria, e poi ci sono tutti quelli che hanno smesso di funzionare, Insomma, quindi il che sono traffico rimasti lì. evidente. E questo crea, no? Ecco, vedete quanto è trafficato, insomma, quanto le orbite intorno al nostro pianeta sono trafficate. Infatti, ciò crea non pochi problemi, non poche grattacapi, spesso anche agli astronauti stessi, ma anche alla Stazione Spaziale Internazionale, che a volte deve addirittura anche compiere le manovre per evitare qualche detrito, insomma. E la cosa incredibile è che sono tutti monitorati, cioè c'è un database che ne segue tutti. Ed è importante fare questo lavoro perché veramente un oggetto, ad esempio, un laboratorio costosissimo come l'ISS, non vuoi assolutamente che venga persa per negligenza, per incuria. Deve periodicamente fare anche delle manovre correttive per schivare questi proiettili. Ed è soltanto uno dei grattacapi che possono dare. Da qui poi si arriva a ragionare anche, insomma, un problema che negli anni, insomma, tende in qualche modo, missione dopo missione, a diventare sempre più rilevante. Ogni collisione poi genera frammenti più piccoli, insomma, si sta già pensando di fatto a come porre rimedio a una situazione potenzialmente problematica del futuro. Tanto è bellissimo questa immagine, dopo la disposizione. Insomma, la posizione precisa, questo bell'anello intorno al suo pianeta. Guarda che traffico c'è vicino al pianeta Sì, stesso, lì dove allora, non più abbiamo. l'anello che vediamo attorno, giusto perché prima abbiamo visto i satelliti più vicini alla Terra, il traffico che vedete lì vicino sono i satelliti in orbita bassa. Poi ci sono una via di mezzo, i satelliti in orbita media, ad esempio il GPS si trova lì, e poi questo anello sono i satelliti geostazionari, quelli che cioè percorrono un'orbita attorno alla Terra nel tempo impiegato alla Terra a fare un giro su se stessa, quindi di fatto stanno sempre sulla verticale di un punto. All'equatore, lì si trovano ad esempio i satelliti meteorologici. E se guardate un'occhiata all'anellino verde, quelli sono i satelliti attivi che si trovano esattamente sull'equatore, mentre i puntini gialli e quelli rossi sono i satelliti ormai in disuso,
ai quali hanno fatto deviare leggermente l'orbita in modo da non dare fastidio il più possibile a quelli invece che si trovano ancora attivi nell'orbita geostazionaria migliore. La geosincrona che ti permette di non spostarti è quella che ha il piano proprio che taglia l'equatore terrestre, mentre se sei un po' sopra, un po' sotto, fai sì un giro attorno alla Terra nel momento del tempo impiegato alla Terra a fare un giro su se stessa, ma vai un po' su, un po' giù rispetto al magari alla porzione di Terra che vuoi osservare. Esatto, insomma, è una prospettiva speciale questa qui che ci sta regalando, devo dire. Guarda, allora, capitano, io l'ho promossa capitano, io direi di tornare alla nostra base, ovvero alla nostra, da cui siamo partiti, voi non lo sapete, ma noi siamo partiti da, insomma, dalla nostra stazione spaziale, dall'ISS. Infatti qua l'unica persona che può essere chiamata capitano è Samantha Cristoforetti, visto l'annuncio di pochi giorni fa che tornerà alla stazione spaziale, insomma, sarà comandante della missione. Parlavi della stazione spaziale internazionale, dovrebbe trovarsi da qualche parte, eccola laggiù. Adesso, ovviamente con la nostra fortuna è appena passata dietro la Terra, ma tra poco la ritroveremo. Al varco, aspettiamo. Sì, eccola, eccola qui, lì. Magari vogliamoci verso, togliamo tutti gli altri satelliti, che sono un po' troppi. Esatto, ci avviciniamo, ecco, scendiamo. ISS che si trova a circa 400 km di altezza più o meno, sì. Ed eccoci. Un avvicinamento un po', diciamo, peregrino, però abbiamo la Terra sotto di noi, in maniera sensata, eccoci qua, Terra, stazione spaziale. Il bel braccio della Via Lattea anche sullo sfondo che ha decorazione di tutto questo bel quadretto. Sì. Passiamo però un bel giro intorno alla stazione per ammirarla un po' in ogni angolo, ecco, vediamo, guardate che... Anche avvicinarci un po', però devo fare attenzione ai pannelli solari, che quelli si fanno male. Esatto, ecco, attenzione ai pannelli, un po' come quando scendi dall'aereo. Ecco, vedete tutti i moduli montati assieme vedete, grazie anche al grandioso programma spaziale dello Space Shuttle, di fatto che all'epoca era l'unica navicella in grado di portare i moduli in orbita. ISS e Shuttle, che sono due programmi, due grandi, forse due dei più grandi investimenti, insomma, della ricerca spaziale. Uno è anche probabilmente con l'altro, insomma, grazie a quello Shuttle. Lo Shuttle è la navicella, questa fantastica navicella che Livia ci ha contato in lungo e in largo, e ancora ci racconterà, che ha messo anche in orbita gioielli come il telescopio spaziale Hubble, per dirne uno, ed è anche l'unica navicella che era in grado di portare uno ad uno i moduli che poi hanno composto, montati uno con l'altro, la ISS. Infatti l'ISS, vedete che sono visibili i moduli distinti, sono stati portati uno alla volta e montati per poi dare come risultato finale questa grandiosa struttura. E tra l'altro questa è una domanda che avevo fatto a mio tempo già io, Emanuele: potete vedere anche la cupola da cui gli astronauti possono osservare il pianeta Terra, qua indicata col mouse. Ecco, quella è la cupola famosissima che molti di voi hanno visto anche nel materiale fotografico video dalla ISS, da cui gli astronauti possono godersi lo spettacolo del pianeta sotto di essi e regalarci quelle immagini mozzafiate, insomma, che di cui ogni giorno possiamo godere, insomma. Tempo siamo entrati nell'ombra della Terra. Qua è notte. Qua è notte, vedete? La notte sono di esso, poi... Ecco, abbiamo avuto una fortuna sfacciata. Oh là là, guardate cosa c'è. All'aurora boreale. L'aurora boreale proprio sotto di noi. Guardate cosa c'è. Pensate allo spettacolo che possono vedere questi astronauti in orbita, quella visuale unica. Che tra l'altro c'è questa cosa in comune, che c'è questa foto accomuna molti astronauti. Fin dalla missione Apollo, insomma. Se prendiamo appunto quegli eroi, insomma, che hanno avuto l'onore e l'onere di viaggiare sulla Luna, ciò che li ha colpiti maggiormente a molti di loro è stato non, oltre ovviamente la vista di un mondo diverso dalla Terra, poi vederlo con i propri occhi, talvolta anche calpestarlo con i propri piedi,
Ma una delle cose che ho colpito maggiormente è stata, sembra, soprattutto anche la vista della Terra, da una prospettiva diversa, la vista di questo mondo così bello, così fragile, dallo spazio, è un qualcosa che ha dato quel senso di fragilità, di bellezza unica che ha accumulato tutti, la maggior parte degli astronauti che hanno avuto questo privilegio, questo punto di vista del nostro pianeta così straordinario, così unico, se vogliamo, che ha indotto molte riflessioni, non soltanto scientifiche, ma anche dal punto di vista, insomma, del ruolo che abbiamo, del ruolo e della responsabilità che abbiamo noi stessi nella gestione di questo gioiello che, per quanto sappiamo, fino ad oggi è unico nel suo genere nella nostra galassia. Quindi, insomma, abbiamo le cura. Questo è il messaggio principale. Che dire, Emanuele, grazie per questo grande viaggio. È stato veramente un'ora che è volata nel vero senso. No? Abbiamo volato noi, ma è volato anche il tempo con esso. Ci sono veramente tante domande, vedo qua. Adesso guarda, ne posso pescare qualcuna. Dare spazio quindi alle vostre domande. Chi ci segue? Adesso siamo ancora a 220, prima eravamo 250 collegati in contemporanea, siamo ancora a 216 dopo un'ora e 5 minuti. Niente male, anzi, noi vi ringraziamo veramente di cuore. Io, innanzitutto, mentre che vi do il tempo di postare ogni domanda che vi passi per la testa, vi riposto il sito del Planetario di Torino, che insomma, vi ricordo di nuovo. È un gioiello da visitare, planetario. Insomma, è un gioiello Torino di per sé. Se non avete visitato Torino, male, andate a visitare Torino. Se avete visitato Torino, ma non avete visitato Planetario, peggio. Tornateci e rimediate a questa vostra colpa, veramente, che io proverò a perdonarvi. E di fatto, se non sbaglio, Emanuele è stato il primo planetario digitale in Italia. In Il primo Italia a sei essere. il primo e il terzo in Terzo in Europa. Europa. Prima e terzo in Europa, quindi anche un orgoglio nazionale. Adesso ce ne sono molti, ma noi continuiamo a raccontare Fate questa bene. partita. Vi metto anche il link sempre nella chat di come sostenere il planetario. Quindi se volete diventare amici, amiche del planetario, oltre ovviamente sostenere andando a visitare di persona, ma potete anche appunto diventare veri e propri amici del planetario. Potete anche donare 5 per 1000, ci sono molte opzioni. Se non sbaglio, anche Simona Racchetto è la madrina degli amici. Se non sbaglio, del planetario, Esatto. insomma, c'è anche una madrina, insomma, che avete anche una referente lì. Che, insomma, Simona, che saluto, è una carissima persona. È anche stata la persona che mi ha fatto il colloquio quando io ho fatto il mio ingresso in planetario. Fu lei a farmi il colloquio. Io avevo lavorato lì per 3 annetti ed è stato un periodo bellissimo, insomma, ho conosciuto persone fantastiche, anche un luogo fantastico. E vi metto anche questo bel blog di Emanuele, insomma, che si chiama Cosme Dintorni. Vuoi dirci un po' di questo blog? Cos'è Cosme Dintorni? In realtà Cosme Dintorni è nato per due motivi. Il primo perché dovevo cercare una spiegazione al mio voler rischiare la vita la notte cercando di fare foto notturne in montagna. Perché lo fai? E perché così li pubblico sul blog le foto che faccio. Ma in realtà la verità è che spesso nel raccontare, nell'incontrare persone per il museo del planetario, perché il planetario è planetario digitale ma anche museo interattivo. Ci sono state un sacco di discussioni molto interessanti con i visitatori e in certi casi alcune domande erano abbastanza ricorrenti. Allora mi sono detto, beh, quello che posso fare è provare a raccontare, a mettere giù per iscritto quello che sento spesso chiedere in planetario, magari sotto forma di piccolo articolo per il blog. E quindi la cosa è nata così principalmente. Esatto. Io vi invito quindi proprio ad andare a visitare entrambi i siti, Cosme Dintorni, insomma, andare a godere di queste. C'è una collezione anche di fotografie fatte pure da Emanuele, insomma, il nostro fotografo di gran livello, e di godere anche di rifarvi gli occhi con l'immagine che vi regala, insomma. E andate e scoprite.
tornando alla chat, insomma, vediamo un po' se pesco qualche domanda. Vediamo un po'. Scorro la chat. Tra l'altro c'è chi ricorda appunto anche l'osservatorio di Pino, sì, esatto. Gigia che non ricorda, sì, esatto, il planetario si trova proprio accanto all'osservatorio, quindi potete fare una combo unica, visita al planetario e osservatorio annesso, quindi centro di ricerca e centro divulgativo nella stessa giornata, sono proprio a 200 metri di distanza, poco più, un poco meno forse addirittura, quindi sono proprio lì uno accanto all'altro. E allora vediamo un po', scorro. Occhio, la sorpresa stanotte con Tommaso, è vero, stanotte c'è anche una sorpresa osservativa con Tommaso. C'è Alex che chiede una stima numerica. È vero che la cosiddetta spazzatura che in orbita sulla Terra sono circa 40.000 pezzi, se non di più, non so. Tu hai idea di quanti, non lo so, del numero di questi detriti spaziali? Anche perché poi dipende da quanti. Ci sono quelli grandi, piccoli, sotto il, perché in realtà dicevi, Umberto, che vengono monitorati, ma c'è un limite alla potenza dei radar che possiamo utilizzare, quindi alla precisione, alla dimensione del detrito che possiamo monitorare. Quindi ci sono detriti fino a qualche centimetro di diametro di cui conosciamo un bel po' di cose, e la cosa mi stupisce, cioè pensate che riusciamo a monitorare la traiettoria di qualcosa di poco più grande di un bullone, però i bulloni sono già difficili da monitorare. E quindi no, non so esattamente, ma non so se qualcuno sa esattamente quanti siano i detriti, perché appunto qualsiasi cosa che si stacchi da una sonda diventa un detrito, anche i pezzi che nel corso degli anni, del trentennio, che ha passato nello spazio, Hubble l'ha perso. Pezzi piccoli, veramente roba minuscola, che però se viaggia a 28.000 km all'ora in verso opposto rispetto alla stazione spaziale, ecco, è pericoloso. C'è poi Adriano che fa una domanda su Duchi Neri, chiede, ma nella parte inferiore non so bene cosa si riferisca, forse... quella più vicina, immagino quella forse più prossima al buco nero centrale. Il nostro buco nero quanto deforma lo spazio-tempo? Beh, lo deforma fino all'estremo, potremmo dirlo. Nel senso... andiamo verso un buco nero. Esatto. C'è anche questo, c'è una bella... c'è una sorta di esperimento mentale che si può fare. Se immaginassimo in qualche modo di andare con un nostro amico per qualche motivo così... strambo nei pressi di un buco nero e lasciassimo questo amico così, lasciarlo cadere verso l'orizzonte degli eventi, noi non vedremmo mai, dal nostro punto di vista, il nostro amico oltrepassare l'orizzonte, lo vedremmo avvicinarsi all'infinito, ma per effetto proprio della dilazione dei tempi non vedremo mai l'attimo in cui esso sorpassa l'evento. Lui lo sorpasserà, lui magari non se ne accorgerà neanche immediatamente, ma lui lo vedrà tutto normale, ma noi non vedremo di fatto la sua immagine oltrepassare questo evento. Questo perché in qualche modo di fatto, beh, nulla oltre l'orizzonte può mandarci un segnale elettromagnetico, non potremo avere mai l'immagine, ma il tempo di fatto, man mano che ci avviciniamo man mano che ci muoviamo verso una zona il cui campo gravitazionale diventa sempre più intenso, vedremo il tempo dilatarsi sempre di più, fino a quando noi di fatto, dal nostro punto di vista, percepiremo di fatto il tempo quasi a un ritmo talmente basso da essere quasi fermo. Vedremo di fatto il nostro astronauta di fatto avvicinarsi asintoticamente all'orizzonte degli eventi, ma senza nemmeno oltrepassarlo. Ricordatevi, quando parliamo di relatività, dobbiamo sempre andarci cauti, è qualcosa di quanto più controintuitivo. Ecco, qua siamo tornati al centro galattico. In realtà sì, ma non c'è più il buco nero, sono capace anche di far evaporare un buco nero da 4 milioni di massa solare. ogni tanto succede, siamo andati un po' in giro al planetario, si è dimenticato delle cose. Sono anche, possiamo anche risumare l'altro. E l'altro ha fatto la stessa cosa, nel senso che tutti i buchi neri, questo succederà solo eventualmente tra qualcosa come 200 miliardi di anni, super giù, nel senso che se il nostro universo
morirà per quella che sia morte termica, quindi continuerà a espandersi senza rompersi, senza lacerarsi con il Big Leap. Quello che avremo saranno solo buchi neri che però nel corso del tempo evaporeranno anche loro e non avremo più neanche il buco nero. Io sono riuscito a farlo con il planetario, interessante. Esatto, non è ricavato. Dunque, c'è una domanda poi di Gianluca. Quanta radiazione solare viene mediamente schermata dai detriti cosmici e satelliti in orbita intorno alla Terra? Beh, in realtà pochissima. Sono comunque oggetti veramente sì, che possono variare da decine di metri, ma fino ai centimetri, che di fatto schermano quantità veramente trascurabile di radiazione solare. Teniamo conto che poi quello che abbiamo visto noi, quella nuvoletta, è qualcosa comunque, come dire, fatta in modo tale da dare l'idea visibile del numero di detriti intorno alla Terra, ma di fatto le distanze da un detrito all'altro, le dimensioni reali sono così basse che di fatto non c'è proprio schermo della radiazione solare. C'è, se vogliamo, più una sorta di inquinamento cosmico, quello sì, quello che chiede Elena, che chiede la grande quantità di satelliti che abbiamo visto, possono in qualche modo creare inquinamento luminoso, ma anche di altro tipo? Beh, sì. Una sorta di inquinamento, sì. Intendiamo qualcosa come inquinamento, qualcosa che crea una qualche sorta di... un qualche intervento artificiale che crea qualche sorta di disagio, qualche sorta di impatto ambientale, sì, crea inquinamento, e crea diversi disagi, crea in qualche caso anche un inquinamento luminoso. Infatti è nota anche ai più le preoccupazioni, la polemica quando si parla di Starlink, insomma. Si stima che se una volta in cui tutti i satelliti di Elon Musk andranno a pieno regime in orbita della Terra, ci saranno non pochi problemi per quanto concerne l'inquinamento luminoso, cioè la possibilità di godere di un cielo senza solchi di fatto da satelliti. C'è stato un tentativo, se non sbaglio, correggimi se sbaglio, Emanuele, di Elon Musk, di provare a coprire, insomma, rivestire i satelliti di un materiale meno riflettente in modo da riflettere un po' meno luce, proprio per ovviare a questo problema che di fatto è concreto, se vogliamo, no? Hanno messo una sorta di ombrello anche per proteggerli dalla luce solare, ma in effetti funziona abbastanza bene, nel senso che nel mio cercare di fotografare il cielo notturno, se tutti quelli che ha lanciato Elon Musk fossero davvero così visibili, adesso non avremmo più stelle, avremmo solo scie di satelliti. È vero che si vedono ancora i trenini quando sono stati appena lanciati qualche giorno dopo il lancio, che sono ancora in orbita bassa e non hanno ancora raggiunto l'orbita ufficiale, però è effettivamente migliorato. Io mi ricordo di satelliti che si vedevano molto di più nei primi lanci. Esatto. Detto ciò, se il problema non è visivo, non è nelle onde elettromagnetiche che i nostri occhi vedono, nella luce visibile, un problema molto maggiore si ha nel caso delle onde radio, nel senso che questi qua non saranno silenti. Se devono farti avere la connessione internet dallo spazio, occuperanno bande radio che è il caso che non vadano a disturbare invece le frequenze che i radiotelescopi usano per studiare il nostro universo. E questa roba qui è complicata, nel senso che per loro natura i satelliti Starlink emetteranno e riceveranno onde radio. Esatto, vedete che per questo ultimo pezzo non c'è... mi era proprio scappato in mente, ma in effetti era qualcosa proprio di veramente reale, quindi proprio c'è anche un impatto proprio per la ricerca astronomica, non soltanto la banda visibile, quella forse a cui siamo più abituati nel quotidiano, ma anche per la banda radio, microonde, come ha detto giustamente Emanuele. Tutti i problemi, insomma, di una notevole varietà a cui, insomma, che sono stati portati alla luce, sono di fatto problemi reali, concreti, a cui in qualche modo si sta cercando di porre anche rimedio. Rispondo anche a una domanda, una richiesta di servizio di Nefertari. È possibile salvare questa diretta? Sì, me la vorrei ascoltare. Certo, questa diretta rimarrà, innanzitutto, rimarrà registrata su YouTube, sul canale di Passo Astronomia su YouTube,
sulla pagina Facebook mia e di Passo Astronomia, quindi sarà lì, una volta terminata rimarrà il video registrato fruibilissimo in ogni momento di chi volesse mai riascoltare, rivederla o vederla la propria volta nel caso avesse mancato oppure sia dovuto andare scondersi prima del tempo, però per motivi di qualunque tipo. Perfetto, allora insomma, domande più o meno adesso di nuove non ne vedo. Intanto è passata insomma un'ora e 17, 18, siamo ancora a 180, insomma, connessi dopo un'ora e 20. È una cosa meravigliosa che mi commuove sempre, devo dire. E, che dire, allora io, guarda Emanuele, ti innanzitutto ringrazio te per questo bel viaggio. Chiudiamo questa diretta con l'immagine della Terra dallo spazio della notte del giorno. Vediamo qua, salutiamo l'Italia che vediamo che fa Caprina proprio innanzi a noi, ci salutiamo, proprio ci autosalutiamo. Grazie a te, grazie a Pasquale per averci ospitato e grazie a tutti per averci seguito. Perfetto, e come a voi tutti, insomma, mi raccomando, stasera non è finita, insomma, più tardi ci sarà il nostro Tommaso Nicolò, una sorpresona, insomma, che vi suggerisco di non perdere. Di nuovo, mi raccomando, noi ci vediamo su questi canali, il professor astrofisico torna tra due settimane, come ogni primo e terzo martedì del mese, e io vi aspetto, il planetario di Torino vi aspetta a Torino. Certamente. Torino vi aspetta e lì potete conoscere anche di persona Emanuela, che lì è lì per voi, e poi potete conoscere da vicino questa persona che abbiamo apprezzato stanotte, ci ha portato in giro per la Via Lattea, insomma, scoprendone i segreti più disparati. Questo è tutto, ci vediamo alla prossima, sempre come sempre cieli sereni a tutti.